che difficilmente si trova nei testi, nelle ricerche, perché parliamo di antropofagie medievali, quindi un argomento davvero anche molto stuzzicante da un certo punto di vista. A presentare il Fiero Pasto Antropofagie Medievali, pubblicato nel 2015 dal Mulino, c'è l'autrice Angelica Aurora Montanari, che collabora col Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna, sede di Ravenna, ricercatrice, studiosa, che ha dedicato a questo volume parecchio tempo, io credo, di ricerca e di indagine per trovare le fonti e per trovare la documentazione. E quindi io direi, non rubo altro tempo ad Angelica, che peraltro ha un treno, non so, deve tornare a casa, altrimenti perso quello e non è bloccata a Milano, e lascio subito a lei la parola, ringraziandovi ancora per essere intervenuti a questo incontro. Grazie e buon ascolto. Allora, grazie intanto a Maurizio per avermi invitato qui, per avermi dato questa bella occasione di essere qui oggi, e grazie a tutti voi che avete sfidato lo sciopero per arrivare, che tornerete, non so, spero non a piedi o comunque in un modo un po' più difficile a casa. Intanto comincerei a fare una piccola sintesi di quello che c'è nel libro, da qualcosa che nel libro non c'è. E cioè i motivi che mi hanno spinto a occuparmi di questo argomento, che può sembrare un po' insolito, un po' curioso, un po' cruento. Il motivo, diciamo la causa immediata che mi ha portato ad occuparmi dell'antropofagia è una casualità, come spesso capita nelle cose importanti della mia vita, forse poi a posteriori non tutto quello che sembra casuale lo è. Ed è stato la lettura di un articolo divulgativo sul cannibalismo scritto da Glauco Maria Cantarella tantissimo tempo fa per una rivista che si chiama Medioevo, dove citava qualche caso conosciuto di antropofagia, e si trattava di una documentazione scarsissima perché non c'erano stati studi sull'argomento. Allora, incuriosita insomma da questa lettura, ho avuto la fortuna che si trovava nella mia università, per cui insomma, mi sono recata a chiedere la tesi di laurea, avevo la fortuna di riceverla perché era stata già rifiutata proprio per questo problema di documentazione, cioè si riteneva difficile riuscire a portare a termine una ricerca dove non esisteva bibliografia, quindi i documenti erano tutti da scoprire, da cercare, una specie di indagine veramente quasi poliziesca, insomma, però per archivi e per biblioteche. Questo è stato il motivo occasionale. Sicuramente però dietro a questa scelta ci sono motivazioni più profonde, e prima di tutto l'interesse verso la storia del corpo e l'atteggiamento dell'uomo nei confronti della morte, che io credo che ci possa dire tantissimo paradossalmente sulla vita delle persone, quindi capire come ci prepariamo a vivere questo distacco, capire come trattiamo i corpi dopo la morte ci insegna qualcosa anche su come viviamo quotidianamente. E a questo punto farei una breve sintesi delle tematiche di cui ho trattato nel libro, che sono strettamente collegate ai motivi che spinsero l'uomo a cibarsi dei suoi simili. Questa era una breve... riuscite a vedere con le luci e le diapositive? Era una breve diapositiva che voleva semplicemente spiegare quello che ho in parte premesso nel mio discorso, cioè il fatto che sicuramente l'antropofagia non è stata una pratica sistematicamente diffusa, e quindi la mancanza anche di studi su questo fenomeno è data dal fatto che le attestazioni, se sono considerate sull'ampio arco del millennio medievale, non sono così frequenti,
ma neanche così infrequenti come potrebbe sembrare dal fatto che appunto nessuno aveva trattato l'argomento. Le pratiche normali di trattamento del corpo erano l'inumazione e solo in casi eccezionali tutte le pratiche che vedete invece nell'altra sezione, che comprendono dissezioni, sepoltura separata di testa, cuore e viscere, quella che si chiama insomma la doppia sepoltura normalmente, imbalsamazione interna, che è incluso nelle pratiche invasive perché comprende l'eviscerazione, quindi è necessaria una violazione dell'integrità corporea, l'incenerimento, quindi i roghi e l'esposizione del corpo e tutta una serie tremenda di condizioni simboliche che andavano dal trascinare, l'impiccare per i piedi, a tagliare arti corrispondenti all'arto del delitto, eccetera, eccetera. Questo ci spiega in parte il silenzio delle fonti giuridiche, cioè il primo problema che mi sono posta è: se c'è un reato talmente grande, ci sarà qualche testimonianza giuridica che ci spiega come è punito questo reato. E invece nelle serie degli archivi nazionali francesi non ho trovato, nelle serie giuridiche, non ho trovato delle attestazioni in merito. Cioè, da dire che non ho potuto consultare tutto il materiale degli archivi nazionali. Ho fatto la ricerca in Francia perché, essendo centralizzati, era più semplice rispetto all'Italia poter consultare gli indici, e volevo avere, come dire, una casistica, sapere se era trattato, insomma, un piccolo sondaggio. E c'è da dire anche che la parola antropofagia e la parola cannibalismo non erano in uso nel Medioevo, quindi quando si va a cercare un indice tematico è difficile poterli trovare, è impossibile. E questo mi porta a introdurre il fatto che il motivo principale che ha portato al cibarsi di carne umana è l'antropofagia nutrizionale, il che è abbastanza logico da pensare, specialmente se ci riferiamo all'epoca medievale, durante la quale assedi, guerre e carestie erano più o meno all'ordine del giorno e portavano quindi situazioni di difficoltà estrema molto frequenti. La cosa che però stupisce è che le attestazioni che ho trovato e di cui parlo nel mio libro non sono esclusivamente di antropofagia nutrizionale, ma si riferiscono a pratiche che non sono necessariamente motivate dal bisogno e che sono anche molto più diffuse, come nel caso dell'antropofagia terapeutica. Quindi, riassumendo, gli scopi che portarono l'uomo a cibarsi di carne umana sono stati la fame e la necessità sicuramente, l'antropofagia terapeutica, cioè la necessità di curare, ci si curava con parti del corpo umano, l'antropofagia rituale, di cui parleremo successivamente, e infine tratto di una larga fascia di testimonianze che si occupano dell'immaginario e quindi di ciò che non rientra nelle norme, ma che è ugualmente interessante per spiegare quelle pratiche e che a volte è strettamente poi commissionato con le attestazioni anche documentari, anche di episodi reali, nel senso che spesso le testimonianze medievali non lasciano capire in modo così netto qual è il confine tra la realtà e l'immaginario. E quindi sicuramente occuparsi anche di tutto il modo di pensare al cannibalismo è molto importante. La diffusione più ampia che ebbe il cannibalismo nel Medioevo è probabilmente, come dicevo, legata a una pratica medica, a delle pratiche mediche, perché la farmacopea medievale si serve moltissimo del corpo umano e si fabbricano attraverso le ossa, le lezioni, secrezioni del corpo, dei medicinali che sono poi destinati all'ingestione, quindi che costituiscono comunque, si viene a configurare una vera e propria forma di cannibalismo, di ingestione di questi preparati, per quanto poi dopo fossero chiaramente serviti sotto forma di polvere, di medicinali. E è un uso abbastanza comune che esplode poi sicuramente verso la fine del Medioevo e all'inizio dell'età moderna. In questa immagine vi ho presentato
come in un erbario raffigurano medicinali che si chiamano legna, ed è significativo il fatto che lo raffigurino veramente come un corpo umano. E la storia di questo medicinale è un po' particolare, perché la mummia all'inizio del Medioevo era una semplice, non era la mummia, con esempio, la mummia egiziana, cioè era una semplice, era collegata all'idea di mummia, era una semplice mistura di bitume e pece che era usata per imbalsamare i corpi. E succede però che nella trascrizione delle farmacopee, dei trattati medici e degli erbari, pian piano, al posto di scrivere, di trascrivere la mummia come miscela di bitume e pece, la si comincia, probabilmente per errore, a trascrivere come il vero e proprio liquido del cadavere e del corpo imbalsamato. E questo perdura nel Medioevo centrale fino al basso Medioevo, probabilmente influenzato anche dal fatto che c'era un'altra grande pratica che si otteneva in modo molto simile, che era quella del vinage, cioè i corpi dei santi venivano, le reliquie venivano spesso filtrate per ottenere dei liquidi che erano curativi e taumaturgici. Ed infine, tra le pratiche di cui parlerò adesso, ci sono gli episodi di antropofagia rituale. Episodi che per antropofagia rituale possiamo intendere sia una serie di episodi nostrani, sia tutte le attestazioni di antropofagia rituale che ci vengono fatte in rapporto ai territori orientali o ad altri paesi, a usanze di altre popolazioni, che ho studiato soprattutto in relazione all'immaginario, perché non ero tanto interessata a ricostruire appunto le usanze extraeuropee quanto a capire cosa filtrava poi in Occidente e quindi come andava a incidere con l'immaginario sulle descrizioni di cannibalismo che invece venivano fatte qui nei nostri territori. Ma per antropofagia rituale nel Medioevo si intendono anche una serie di rituali di violenza che sono attestati soprattutto nelle città dell'Italia centro-settentrionale e di cui qui vedete un'immagine, e ne ho riscontrati circa una quindicina di casi più o meno nell'arco di due secoli, sono quasi tutti concentrati tra il 300, nel 300 e nel 400, quindi nel 14° e nel 15° secolo, e quasi tutti nel territorio che ho indicato. Chiaramente ci sono casi precedenti e successivi che anche escono da quest'area, però è molto significativo il fatto che si tratti di città come Firenze, anche a Milano c'è una testazione appunto riguardo al Mancuniani, attentato famoso di Sforza, e Forlì, Perugia e così via. Per cui sono le stesse città che in quel momento fiorivano e di cui insomma famose in tutto il mondo per essere grandi centri di cultura e di potere. Ciononostante, le pratiche di violenza erano molto efferrate in questi secoli, in questo contesto urbano, e l'antropofagia è attestata in seguito a in genere tiranicidi o congiure o scontri tra fazioni. È insomma una modalità di vendetta pubblica che viene a seguito dello scempio del corpo di quello che è identificato come il nemico di tutta la comunità. Il discorso del nemico, sì, cioè io penso che sia proprio la chiave di lettura il fatto di dire che viene usato, cioè viene perpetrata l'antropofagia verso il nemico pubblico, ma a livello della descrizione della testimonianza successiva, veritiero o meno che sia l'atto, sicuramente il discorso retorico è proprio quello, cioè anzi è qui infatti la mia sistematizzazione, perché possiamo trovare una valenza che non è negativa dell'antropofagia, perché deresponsabilizzando in qualche modo coloro che hanno commesso l'atto, si presenta l'antropofagia come qualcosa di legato a una volontà superiore, come una sorta di vendetta divina che si è fatta strumento di qualcuno ma che non appartiene alla volontà di questa folla inferocita. Questa folla inferocita in realtà è mossa dalla divinità. E perché è mossa dalla divinità? Perché il nemico era terribile, eccetera, eccetera, c'è tutta la costruzione retorica con
l'altro, il nemico che può essere quello cittadino, ma può essere quello esterno. Io ho parlato soprattutto di casi legati a quelli più urbani, ma è altrettanto valido, insomma, in altri contesti, caso che mi citi, mi sembra assolutamente congruente con tutta la mia casistica. Mi dispiace di non averlo inserito, sarà per i prossimi aggiornamenti. Sugli ebrei, assolutamente, il discorso dei rituali, infatti, dei presunti rituali perpetrati contro i fanciulli cristiani, rientrano a pieno titolo per l'uso del sangue nelle pratiche di antropofagia, per come la vedo io, nel senso che a me interessava il legame simbolico, per cui tutto sommato che bevano il sangue, che mangiano tutto il corpo, la questione non cambia dal lato simbolico, e sicuramente c'è anche nei loro confronti una costruzione retorica che è legata comunque a questa immagine dell'antropofagia. E anche sull'ostia, spesso legata a degli esempi, tra l'altro il caso iconografico che vi citi, e anche arricchito, contornato da una serie, da una letteratura esemplare molto, molto ampia sull'ingestione dell'ostia e sulla manifestazione del corpo di Cristo proprio come carne sanguinolenta e sangue, e esempla nei quali spesso rientrano anche gli ebrei, nel senso che sono ordini discredenti, eccetera, legato in genere alla fissazione di posizioni realiste sul miracolo eucaristico, però anche legato comunque al mondo giudaico. Quindi, e anzi, c'è proprio una... È interessante notare che poi dopo lo sviluppo di questa letteratura esemplare è parallelo, quindi la profanazione dell'ostia e profanazione del corpo di Cristo è parallelo alle accuse, all'incremento delle accuse di omicidio rituale nei confronti degli ebrei, quindi anche la cronologia delle testimonianze certezza il fatto che sicuramente c'è un legame e una permeabilità tra questo tipo di rappresentazione, indubbiamente. E ringrazio comunque tantissimo di aver scritto la conoscenza, però di essere venuti a ascoltarci.